secondo voi alle invasioni barbariche poteva mancare Pippo Baudo? Finalmente! Sei vero! Finalmente, finalmente! È vero! Buonasera, Pippo buonasera! Pippo Baudo esiste! Buonasera, buonasera! Con questa signora... Accidenti. Adesso ovviamente conduce lui, io mi rilascio. Che applauso, vieni a sederti, Pippo. Con questa signora ci siamo cercati... No, per... io cercavo te, non diciamo balle. No. Tu proprio mi hai mai cercato. Perché io... Perché io volevo venire qui a Invasioni Barbariche, ci tenevo tanto, sai, non è per farti i complimenti, eccetera. E perché non venivi? Però avevo sempre degli impegni, eccetera, adesso è un periodo di quasi riposo, insomma, allora... Hai trovato il tempo. Anche se il periodo di riposo a me non piace per niente, assolutamente. Tu, tra l'altro, non puoi ricordare una cosa, perché tu mi incontri per la prima volta, io invece... Ho cantato a un festival di Sanremo che tu presentavi. Babà. Quale? Nel 95, quello del suicida, del uno dei tuoi grandi festival, credo il secondo per record di ascolti, del tentato suicidio, io ho cantato. E con chi cantavi? Cantato. O contro chi cantavi? Allora, te lo faccio vedere adesso. Ti faccio vedere un filmato, tu guarda bene chi c'è subito dietro al cantante, che è David Riondino, che cantava con Sabina Guzzanti, siamo arrivati terz'ultimi, io ero nel coro... Ah, ma c'era anche Sandro Curzi! Quella è stata quel coro lì, c'era coro Antonio Ricci, c'era... Da ammazzarvi, perché la canzone era tremenda, perché poi Curzi, buonanima... Ha tirato fuori una battuta politica, eccetera, che non ci stava niente, infatti anche voi vi siete dissociati da lui. Io, essendo amico di Curzi, sono rimasto male perché gli ho fatto notare quanto fosse inopportuno quello che diceva. Perché il festival di Sanremo... Ne hai fatti 13, te li ricordi tutti, cantante io per cantante? No, io me li ricordo tutti, sì, e li rimpiango tutti. Ti sei divertito. Li rimpiango tutti perché sono andati bene quasi tutti. Beh, diciamo pure che hai il record. Sì, ho il record. Vabbè, il primo, il secondo. Comunque, se mi richiamano, accetto. Beh, te lo mostro. Guarda bene chi c'è dietro a David Riondino che finge di cantare. Guarda. Nessun messaggio, questa vecchia pentola. Solo che la zuppa è buona e fa capire che hai fame. Ma io sono un indiano. Ma lo vedo che non era vero, che ho soltanto fuori di me, che ho aperto la bottone al mare con tutto il sole che c'è. Troppo sole, troppo sole per me. Troppo sole, troppo sole per me. Sì, sì, sì. Capisce? Quindi... Hai partecipato, Tu non mi conoscevi, ma io ho partecipato a Sanremo. Era una canterina, No, tra l'altro era un grande Sanremo. C'era, non so, è arrivata ultima Patti Pravo, penultima Loredana Bertè, ha vinto Giorgia. Sì. C'era Toto Cutugno. Ha vinto meritatamente Giorgia perché... C'erano dei grandissimi artisti. Io ho avuto la grande fortuna, Daria, per 13 volte, di fare 13 grandi festival che ho avuto 13 edizioni di grandi cantanti. No, ed è davvero, sono andata a rivederli. E devo dire che erano... però ci lavoravo un anno. Per scegliere le canzoni, per scegliere i cantanti, ci lavoravo un anno. Adesso invece mi pare che venga fatto tutto molto in fretta e allora... Ah, cominci già a criticare Fazio, no? No, Fazio. Fazio è incriticabile, per carità. E perché dici onore che... e gloria a Fazio. Una vena polemica nelle ma tue parole. Ma no, la polemica. A un certo punto della tua vita devi Secondo essere... Secondo me l'anno prossimo te lo fanno rifare a te. Devi essere autocritico, la prima cosa. Deve essere un po' polemico, perché è stupido essere buonisti a qualunque costo, non è giusto. Ma essere anche autocritici. Ecco, guardarsi bene allo specchio, e io lo faccio spesso.
In effetti eri molto più ecumenico una volta. Ero più ecumenico, sì, sì. Ora sei diventato un po' più puntuto. Secondo me sei anche migliorato, posso dirlo. Tra l'altro questi capelli ti stanno benissimo. Cioè abbiamo messo la chiesa al centro del villaggio, come ha detto prima Garcia. Hai ascoltato. Sì, è una bella frase, sai. Molto bella. Una frase francese che rende l'idea, cioè... Quando tu hai costruito bene tutto quello che c'è attorno, hai messo la chiesa al centro del villaggio. Ti manca così tanto la televisione? A me manca moltissimo, perché non ho fatto nient'altro nella vita. La verità è che io ho fatto spettacolo a partire da 7 anni, avevo 7 anni, quando mi hanno messo su un palcoscenico. Perché al mio paese arrivavano le compagnie, quelle pasquali, no? Facevano la Passione di Cristo... Poi facevano Santa Rita. Santa Rita aveva un figlio e io facevo il figlio di Santa Rita. Io ho debuttato così in teatro, non mi è finita più la passione. Guarda Daria, che a casa mia non c'è nessuna tradizione di tipo spettacolare, nessuno zio parente ha fatto il cantante. Tu sei proprio nato così. Niente, io e quindi sono stato avversato moltissimo da mio padre, da mia madre. Mio padre era un avvocato. Mia madre una casalinga. Infatti ti hanno costretto a laurearti. Ah, a qualunque costo. Mi sono laureato 3 giorni prima di partire per Roma. E ho rispettato i tempi. Ti sei proprio tolto il pensiero. No, perché ho rispettato i tempi. Mio padre mi ha detto, o ti lauri in tempo e allora ti do un mese di tempo per andare a Roma. E se entro un mese non riesci a fare qualche cosa, tornerai subito. E sei andato a vivere da una zia e dormivi con lei e la zia russava. Mia zia non è che russava, mia zia tuonava, è un concetto un po' diverso. Però almeno la famiglia era serena, che insomma, eri andato a Roma, città tentacolare. Ma sai, io Roma non l'ho nemmeno guardata, perché quando sono arrivato a Roma sono andato subito a Via Teulada. Cioè tu hai come avuto una chiamata proprio. Sì, perché io avevo visto tanta televisione, andavo nei bar, perché allora i televisori non è che ce ne avessero tutti, nelle famiglie. Però voi l'avevate a un certo punto. No. Il televisore a casa mia è stato comprato quando sono apparso io in televisione. Quando sono apparso io, papà ha comprato un allocchio Bacchini e ha chiamato 150 persone di ospiti. La casa era pienissima. Senti Pippo, poi parliamo di tutto quanto, però non posso non domandarti un parere tuo sull'udienza di domani, dalla quale si capirà se Berlusconi dovrà scontare la pena ai domiciliari, ai servizi sociali. No, sai perché te lo chiedo? Perché tu lo conosci bene, perché hai lavorato con lui. Io lo conosco benissimo. Perché avete la stessa età. Lui è più giovane di me di 3 mesi, ci tiene tanto. Siete del 36. Ci tiene a quei 3 mesi. Anche io sono del 36, però, come mai lui ha ancora i capelli neri? È un miracolo. Un miracolo. Dai, adesso sdrammatizziamo un po', perché immaginiamo che insomma lui non starà passando una bella serata. Perché, onestamente parlando umanamente, insomma, non deve essere carino da parte sua domani sentirsi pronunciare questa sentenza. Dovrò fare l'assistenza sociale, dovrò fare qualcosa. A me dispiace molto perché io non ho vissuto bene con Berlusconi, ho avuto un rapporto molto difficile perché noi abbiamo collaborato insieme soltanto per 6 mesi, al 6° mese io me ne sono andato. Ho pagato una ricca penale, ma ho preferito la libertà, esagerando perché ritenevo come se la cosa fosse un carcere, però è rimasto un buon rapporto, quindi a me dispiace, capisco che umanamente domani soffrirà tantissimo quando gli sarà comunicato il verdetto dei giudici, insomma, però la legge è uguale per tutti. Tu tra l'altro, che insomma diciamolo, sei sempre stato democristiano, oggi invece... Io sono nato democristiano, Dario Bignardi. Io appena sono nato mio padre mi ha battezzato democristiano. Cioè mio padre ha frequentato il collegio di Dosturzo assieme a Mario Scelba, quindi già era democristiano anche lui. E appena sono nato sono diventato subito democristiano. Io da neonato, niente. E ho seguito moltissimo la politica, sempre la politica. E il fatto che oggi tu ti sei avvicinato al PD è perché il PD è diventato democristiano? No, perché vedi... O perché sei baudizzato? È un discorso molto, molto complesso, spero di poterlo
dire in poche parole, cioè l'incontro tra la sinistra e il centro-sinistra, cioè la parte democristiana che guardava verso sinistra con Marcora, con era voluto da tutti, perché si pensava che questa forza, perché era inutile tenere in vita due grandi partiti concorrenti. Bisognava unire queste due forze, perché in fondo lo spirito era uguale. Bisognava togliere quello che c'era di comunismo nei comunisti, togliere un po' di democristianità nei democristiani e unirsi. E ci hanno provato in tutti i modi. Poi alla fine ci sono riusciti finalmente. Dice che Renzi c'è riuscito? Non c'è riuscito Renzi. Sono state le condizioni politiche che l'hanno determinato. Perché avendo dall'altra parte un Berlusconi così forte, allora sia l'ex DC che sono diventati popolari. Siamo diventati, guarda, prima eravamo DC, poi siamo diventati, per colpa di Martina Azzoli, che sciolse la DC, che aveva avuto il 22%, e Helmut Kohl, che era presidente allora in Germania, venne a fare un discorso bellissimo e disse: un partito al 22% non si scioglie, ed è vero, non si scioglie, come ha fatto male Fini a sciogliere Alleanza Nazionale al 13%, ha bruciato il partito. E siamo diventati dei popolari, tutti quanti, siamo popolari, poi siamo diventati Margherita, poi abbiamo cambiato un sacco di... E anche il Partito Comunista ha cambiato, PDS... Pippo, ma è vero che ora tu ti sei iscritto al PD? Dunque, ti dico subito, io quando ci sono state le primarie... Io ho conosciuto Renzi casualmente, siccome ho fatto un programma per Rete4 che si chiamava Il Viaggio. Ma quello sul camper? Sul camper, sì. Quindi lui ha rubato a te l'idea del camper? Sì, mi ha fottuto anche il camper. E sono andato a trovare Renzi a Palazzo Vecchio e l'ho trovato molto, molto carino, molto disinvolto, molto aperto, insomma... Poi ho detto: senti sindaco, vogliamo fare la prova su strada, come si fa con le macchine, no? Vediamo un po' come reagisce il pubblico guardando te. E ci siamo scesi, è stato accolto molto bene, anche io sono stato accolto bene. Poi la comitiva di Francesa ha riconosciuto me, io l'ho presentata a lui. E mi è piaciuta questa sua semplicità di cose. Quando ci sono state le primarie, la prima volta sono andato e non mi hanno fatto votare. Mi hanno detto: lei ho portato il certificato elettorale, io sono residente a Militello, Val di Catania, capisci? Non potevo votare a Roma, una stupidità, insomma. Allora, ci furono molte polemiche su quelle restrizioni alle primarie. La seconda volta ho detto: non mi fregate, mi piglio la tessera. E sono andato e così hai votato a Renzi? A Piazza del Popolo e ho votato Renzi. Ho capito. No, è una notizia questa, o che no? Che notizia? Insomma, persino Pippo Baudo, no? Dice: come siamo raggiunti ottimali, persino Pippo Baudo votando Renzi. Comunque sai che è vero che sei più, se mi posso permettere, sei più ironico e autoironico, e anche, dicevamo prima, puntuto, t'ho sentito sbottare, cos'è che hai detto di quella dama bianca che è una mignottona? No, ma... Cioè, ho detto una cosa che è un po' forte... Ma nella sostanza il significato era giusto, insomma, ecco. Cioè, questa ragazza così candida, così pura, ricordiamo così bianca, la signora così fermata bianca, con 25 ecco, kg che ha accompagnato cocaina. Il Presidente del Consiglio, trilingue, faceva l'interprete, lavorava alla regione, ha fatto avanti e indietro in Italia, all'estero, eccetera, e arrivava ovviamente senza nessun controllo da parte delle forze di polizia, quindi questa valigetta chissà quante volte l'ha portata. L'ultima volta c'era stata una spiata, eccetera, hanno aperto, hanno dato 24 kg di cocaina a questa dama bianca. No, pare tra l'altro, insomma, sì, come una la vuoi vicenda... chiamare tu? Se mi trovi un delinquente, come, direi, come vuoi, dai. Come? Delinquente. Delinquente. Traffico internazionale di stupefacenti. Comunque, do la pubblicità e poi entriamo nel vivo, perché guarda che c'è un sacco di cose importanti da chiedere. Puoi chiedermi tra tutto. Poco con Pippo Baudo. Bentornati alle invasioni barbariche.
con un Pippo Baudo in grandissima forma. Grazie, grazie. Hai letto l'intervista di una settimana fa che Antonio Ricci ha fatto al Fatto? Al Fatto, sì, l'ho letto. Che ha raccontato che quando tu hai ospitato lui e Beppe Grillo, sì, nella tua casa di Morlupo, soffrivi tanto per amore, perché eri appena stato lasciato dalla tua fidanzata. No, era stato io a ingelosirmi, perché la mia compagna di allora si era esibita in uno spettacolo nel quale si era svestita molto e ci sono rimasto male. Vabbè, insomma. Ma era con Carmelo Bene. E con Carmelo Bene dici che si faceva con Carmelo Bene? Poteva fare dell'altro. Ah, quindi tu eri un gelosone? No, gelosone, ma sai, le cose, chissà perché, le cose di famiglia, verso le cose di famiglia si ha un rispetto, una cosa, sono rimasto male. E solo che appunto tu... E noi c'era Ricci e Grillo che abitavano a casa mia, io li ospitavo, e loro pigliavano diciamo il rimborso Rai del soggiorno e io li ospitavo. Cosa stai insinuando? No, che pagavo io e loro non pagavano niente. E facevano la cresta sul rimborso Rai? No. Prendevano, ecco, integralmente il rimborso Rai e poi alla fine Beppe mi ha detto... Posso lasciare qualcosa a Nena? Nena era la donna di servizio che accudiva loro. Dico, sì, qualcosa. Che dici, gli lascio 5.000 lire? Dico, no, troppo. 5.000 è troppo. Potrebbe anche offendersi. Allora lui ha detto, allora è meglio niente. E infatti non gli ha dato niente, insomma. Ma con me è rimasto un bel rapporto, anche se adesso lui naviga... Ogni tanto ti tira qualche frecciatina. Ma sì, fa bene a farlo. Tutto sommato poi ci vogliamo bene perché abbiamo vissuto, sai, io quando ho incontrato Grillo è stata una folgorazione per me incontrare Grillo. Una delle tue tante scoperte, il tormentone che ho scoperto di Pippo Baudo. Eccoci là, sì, le tante scoperte. Io ero qui a Milano, a Corso Sempione, c'era un locale, si chiamava La Bullona, e si faceva del cabaret perché c'era un teatrino sotto. Ho visto un manifesto con un ricciuto personaggio simpatico che era, ha detto, ma quando incomincia lo spettacolo? E lui che era accanto al manifesto mi ha detto, se entri subito. Eri l'unico spettatore. Ero l'unico spettatore e mi ha fatto morire perché mi diceva, qui si ride, qui si applaude, qui devi dirmi bravo. Ha inventato, c'è cioè una cosa bellissima, e poi l'indomani l'ho fatta fare in televisione, ce l'ho fatta. Quindi l'hai davvero scoperto? Ho fatto un provino, sì. Letteralmente. Sì. Letteralmente. Beh, questa faccenda, insomma, avendo tu lavorato quanti anni in Rai? 54. 54, che tu abbia scoperto tanti artisti è normale. Ma è normale. Fisiologico. Però, insomma, tu avevi una certa sensibilità. No, a me piaceva fare programmi freschi, nuovi, quindi andare a trovare, c'è molto materiale. L'Italia è un paese molto ricco, E si trovano dei personaggi interessanti. Guarda, ho un filmatino di scoperte tue che è molto carino, sì. Te lo voglio far vedere. Grazie tante, grazie a tutti. Grazie molte, grazie assai, grazie al pubblico che ci applaude. Come ti chiami? Heather. Heather? Poi? Heather Parisi. Sì. Siciliano? Però americano. Ah, ho capito, è un'isola americana, cioè siciliana, se no qui non poteva entrare. È mio, lascia stare. No, neanche mio. L'ho conosciuto molto prima di te. E io dopo di te. È nostro. È vero. Come? Ti arriva ultima, L'altra volta. L'ascensore salirà sopra i tetti di città. C'è qualcuno che mi aspetta, è Sugar Sugar. Ho il piacere, l'onore. Sì. L'alto onore, sì, di presentarvi, sì, Beppe Grillo. Ora vi pregherei una cosa, di non ridere perché io mi offendo adesso. Vai via, che se mi fai da spalla mi stronchi la carriera. Vai via. Vince Laura Pausini 7.464. Una tua impressione. Mi sembra giusto e corretto. Non
detto niente. Volevo dove dire... sei nata tu? Sono nata a Solarolo, in provincia di Ravenna. Se tu volessi saprei capirti, saprei amarti, entrare nei tuoi silenzi, amarti, solo che tu volessi. Come saprei? Che qualità! Che bei personaggi, che qualità! Io quando ho sentito la Laura Pausini mi sono subito innamorato di lei. Ho detto io devo cercare una canzone per forza bella da dare a questa voce così angelica. E il maestro Valsiglio, mi ricordo, quello che poi ho fatto il bolero, il tornerò per Bocelli, e mi portò questa canzone. Marco, dico perfetta, 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 facciamogliela cantare. Lei l'ha cantata in maniera stupenda. È la prima volta che tutti gli orchestrali alla fine si sono alzati per applaudirla. Sai che perché... è stata qui quest'anno e ora chiacchiera Laura. Adesso è una giardiera. Chiacchiera parecchio, è incredibile. È molto vederla, divertente, molto vederla divertente. Così, così timida. Adesso che è diventata mamma, Perché non torni, Rai, al di là delle brevi apparizioni? No, dai, al di là della retorica. Ma io voglio tornare, attenzione, perché lo chiedi a me? Chiedo io a loro, a me, no? Ma non posso credere che non ti offrano... Non mi hanno offerto niente di importante. Io sono rimasto molto male, devo dire la verità, nell'occasione di questo... festeggiamento di 60 anni, io ne ho fatti 54, insomma avrei dovuto essere fra i presenti, infatti i 50 anni li ho celebrati io attraverso un grande spettacolo al quale partecipò la Buon'Anima di Buongiorno, fu una cosa bellissima, 54% di ascolto, io nei 60 anni pensavo di avere un piccolo ruolo, invece... non sono stato chiamato. Beh, però lì avevi litigato con Bruno Vespa, no? Ma il problema di Bruno Vespa, lei Bruno Vespa è proprietario della RAI, quasi però quasi, è il suo... sì. Però il suo programma... Sì, ma insomma... Il programma era il suo, avevate avuto Ma non è che il programma... Cioè, perché avevate fatto... Tu hai un programma, tu lo gestisci oggettivamente perché è tuo, ma improvvisamente sei anche oggettiva, no? Beh sì, però se non ricordo male c'era stato un problema grosso tra di voi. No, ma non c'è stato niente, guarda. Ma la cosa dello sputo, è vera. La cosa dello sputo non riguarda lui innanzitutto. Un suo quindi autore. Quindi lui non era presente alla cosa. Ah, non era presente. Non era presente, quindi ha preso le difese di un suo autore. Ma era uno sputo simbolico. Lo sputo era simbolico, ma a me questo signore mi ha dato del mafioso. Ora, guarda, io accetto qualunque offesa. Dammi del cornuto, dimmi cornuto. Cornuto. Non mi offendo. Dimmi cretino. Cretino. Non mi offendo. Dammi del mafioso. No. Ti ammazzo. Infatti vedi che non c'ho... Capisci? Ho avuto il coraggio. Io soffro molto la mafiosità della mia terra, quello che succede. Io ho pagato un contributo abbastanza consistente con la mafia. Avevo una bella casa al mare... non ce l'ho più perché me l'hanno minata e me l'hanno fatta saltare in aria. Perché lo fecero? Perché lo fecero? Perché avevo parlato male della mafia in televisione, in uno spettacolo di Michele Santoro. La cosa li aveva innervositi, pare che ci sia stata una riunione della cupola nel corso della quale hanno detto, Baudo queste cose a noi non può dirle. Non lo ammazziamo, sono stati generosi, infatti sono qua. Gentili. Gentili, ma in compenso una lezioncina gliela diamo. E hanno messo la dinamite dentro questa bella casa, questa villa che avevo sul mare, e si è saltato tutto. E poi c'è stato il danno alla beffa, perché io sono andato all'assicurazione convinto, pagando un ricco premio di essere risarcito, e... il direttore generale mi ha detto, caro Baudo, noi siamo spiacenti, no, spiacenti di quanto è accaduto a me, non ho spiacente di non poter purtroppo intervenire, perché nell'articolo 45,b/7, in fondo pagina, c'è scritto escluso attentati dinamitardi, hanno usato la dinamite, tiè, nessun risarcimento. E quindi tutto ma mafioso no. Eh? Tutto ma mafioso no. Ma no, anche perché per me
L'hai visto il film di Piff che era qui settimana scorsa? Lo devi vedere. Ah, se non sei imparato. Già davanti d'estate, ma, sì, come, ma l'ho visto l'hai mille visto. Volte. Molto bello, vero? È molto carino, peraltro. Beh, un tema vedo che ti, insomma, ti accalora ancora. Mi scalda ancora. Perché vorrei che non ci fosse più, che fosse. Ma Borsellino, c'è ancora? Borsellino è morto dicendo questa terra diventerà, sarà bellissima, ha detto Borsellino. Io mi auguro che questa sua profezia si realizzi, perché, credimi, la terra è bellissima. La Sicilia ha delle coste meravigliose, ha dei monumenti meravigliosi, ha i templi di Agrigento, l'anfiteatro greco di Siracusa, il teatro antico di Taormina. È un gioiello di cultura, di sapori, di costume, di cultura enorme, antica, da Capuana, Verga, Pirandello, Sciascia, Fava, eccetera, e ci portiamo questo marchio che è tremendo, che dobbiamo, io mi rivolgo alle nuove generazioni, io sono un po' vecchio ormai, posso fare poco, ma se potessi fare qualcosa la farei senz'altro, per toglierci questa macchia di infamia che abbiamo. Io quando vado all'estero, e presenti il passaporto, e il passaporto c'è scritto Militello Catania, e quello dice Catania Sicily, mi guarda e mi dice mafia, per me è come se mi ammazzassero, come se mi ammazzassero, mi sento colpito nel profondo del mio onore, della mia onestà. Senti, per chiudere il discorso di prima e non lasciarlo aperto, questa amarezza che ti è rimasta per via, insomma, di quegli spiacevoli episodi che poi hanno fatto sì, ma adesso che tu... io... No, ecco, no, ora però non si può voltare pagina. No, sì, ma io spero che molti lo paghino. Io avevo letto che facevi un talent. Io faccio un programma adesso con Conte, Carlo Conte è stato è molto carino, che lo fai. Mi vuole come suo compagno d'armi. In un'impresa che io ho accettato subito. Ma perché fai il giudice? Farò il giudice, che ormai lo fanno tutti. Ah, il giudice di un talent, tipo. Ma lo fa Proietti, lo fa De Sica, lo ma fa... tu dicevi che non l'avresti mai fatto. Ma io il talent non lo faccio, il talent, io poi sono il giudice del talent. Chi sono gli altri? Il talentiere è lui e Carlo Conti, eh? Si può dire chi sono gli altri giudici? Come? Si può dire chi sono gli altri giudici? Allora, uno è il Signore degli Anelli, Yuri Chechi. E mi pare che ci sia Amanda Lear. Ah, che è il terzetto. Cioè, tu, Yuri Chechi, Amanda Lear. Sì, tra me e Amanda Lear. Molto originale. Succederà qualcosa. Vabbè, a questo punto, visto che citi Amanda Lear, scusa, ma non ti posso lasciare andare senza chiederti se è vera la storia di Sharon Stone. Ma non è vero niente. Ah, te la sei inventata. Ma no, che non è vero niente. Cioè... Sharon Stone è stata molto carina nei miei confronti. Ah, ma non è vero, quindi che ha cercato di sedurti? Mi ha accolto bene, mi ha pulito più volte gli occhiali, e look me well, mi diceva guardami bene, io la guardavo anche senza occhiali, avevo bisogno degli occhiali per guardarla. Ma io mi sono limitato a quello perché l'ho trovata una piacevolissima, adorabile signora. Non c'è stato nessuno. Quindi non è vero che ti ha accolto in mutande reggiseno? Sì, capirai. Io in pigiama. Ma dai, va. T'ho sentito da Barbara D'Urso raccontare. Quindi stavi prendendo in giro tutti? No, era in desabillé. Ma guarda che per un'attrice di Hollywood... Stare... Ma tu, ma guarda, se t'ho sentito io da Barbara D'Urso dire che le era caduto il reggiseno... Ma ti sto dicendo, per queste dive di Hollywood, sì, stare in reggiseno e mutandine... E nella propria camera d'albergo non è un fatto scandaloso, insomma, è un fatto normale, insomma, non c'è niente di anormale. Di anormale siamo noi perché guardiamo subito il lato dello sfruttamento della cosa. Ma io, grazie al cielo, ho resistito perché c'era il rischio di fare una figura di cacca. Lasciami dire che comunque da quando hai i capelli bianchi sei imbellito. Tu sai che è diventata anche una cosa un po' di moda. Ma questo qui che voglio dire anche a Berlusconi che va ai servizi sociali. Si mette i capelli bianchi come quelli che assisterà ai servizi sociali, dove erano i vecchietti come lui, come me.
Ecco, sì, sì. Ma quindi dici la verità, quelli della tua età che non hanno, adesso non voglio fare nomi, ma insomma ci sono parecchi con i capelli neri, sì. Si tingono tutti? Oppure è possibile... È che è un miracolo, guarda, no, che chiedo. Il bianco arriva a tutti, è un fatto naturale. Ma perciò... Giletti secondo te si... Come? Giletti, Massimo Giletti secondo no, te? No, ce li ha adesso quasi tutti bianchi, visto che non li ha più verniciati. Vedi, un po', a parte quindi... che, scusa, ma è un po' più giovane di te, ma sì, no? Sì, Giletti è più giovane. Carlo Conti? Carlo Conti, no, non pelle, è nero nero lui, perché è nero anche di pelle. Quindi ci sono quelli tutti sì, neri? Sì, sì, ci sono, c'è. Guarda com'è nero, Carlo. Così. È nero è così. Nero. È anche simpatico, No, stavo pensando a qualcun altro. Fabio, che abbiamo di nero nero, di capelli? Che abbiamo qua Pippo? Gianni Morandi. Ah, eternamente nero. Per tutta la vita. Ma anche quello è un miracolo? No, 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 che miracolo. Lui è proprio è così. Miracolo, per carità, insomma. Morandi ha 84 anni, Diciamoci le cose come stanno. Comunque, veramente... Ma guarda che il problema del bianco dei capelli è un complesso tremendo, come il complesso della calvizie, un complesso che nessuno capisce, soprattutto quelli che hanno i capelli e ce li hanno neri. Perché uno non si accetta. Ma tu non stai accetta meglio questo, da quando li hai bianchi. Questa decadenza. Guarda Sean Penn come sta bene. Così. Ah no, è Al Pacino, cosa dico? Al Pacino. Ma Al Pacino ha la tua età, anzi è più grande. Sì, un miracolo anche lui. Sì, forse. Sì, sì. Ma anche lui un po' di bianco si vede, c'è. Un pochino, sì, sì. Comunque il bianco è chic, molto chic. Ho visto ieri una foto di Tim Robbins, molto, molto bianco. È molto fascinoso e quindi insomma hai fatto guarda che classe che hai luminosità fatto bene. Che luminosità che ti viene nel volto, guarda che non sto scherzando, tu non mi hai mai guardato come mi guardi stasera, è vero, con aria concupiscente quasi, capisci? Altro che ce lo sto, ci sei tu qua, capisci? Anche se più o meno vestita, ma insomma, no? Facciamo così, per chiudere questa intervista, che io vorrei non finisse mai. Anche a me piacerebbe continuare per tanto tempo. Posso fare quello che fece con te Sharon, quando ti tolse gli occhiali e ti disse, Pippo, look at me. Daria, anche se ti vedo un po' umbrata, perché vedi, io ti vedo, ci sono... Questo ti dà una specie di luminosità eterea che mi fa sentire molto vicino a te. Che seduttore. Io potrei anche corteggiarti, potrei anche farti la corte, sarei ridicolo data la differenza d'età. Ma guarda. Però ci proverei lo stesso. Ma aspetti, io ho ancora un'intervista e poi ne facciamo due chiacchiere. Chi hai? Ho una donna bellissima. Chi è? Una donna bellissima, si chiama Chiara Francini, che è un'attrice bella, simpatica, intelligente. Facciamo così. E non me la presenti? Appunto. Se tu ora mi aspetti 20 minuti, io poi te e Chiara ci andiamo a bere una cosa. Che dici? Sì, detto così non sembra ci andiamo a bere una cosa, È un po' più... Ma aspetti, ci conto? Ma chi se ne va? Ah, benissimo. Signore e signori, Pippo Baudo. A tra poco. Grazie, buonasera Pippo. Buonasera a tutti.